Buongiorno ragazzi, rieccoci in un nuovo video. Allora, venerdì è saltato tutto perché per problemi tecnici non sono riuscito a registrare video. Come state? Allora, io sono già in macchina, che oggi c'è ancora sole, caldo e stiamo andando in piscina. E quindi ho deciso di portarvi un po' con me, visto che nonostante ci sono già andato un po' di volte, non vi ho mai portato. E quindi ho detto, via, facciamolo almeno. Chiudiamo così l'estate, anche perché penso che questa sia forse l'ultima volta che vado, perché ormai siamo a settembre e di conseguenza le piscine ci stanno abbandonando, ma non sono triste perché io non vedo l'ora che arrivi l'inverno, cioè odio il caldo, odio l'afa, odio sudare e quindi meno male che sta finendo. E basta, mancano tipo 3 mesi a Natale, quindi basta, sono contentissimo. Evito di pensarci perché se inizio già adesso a parlare di Natale è la fine, anche perché andrebbe a finire che inizio già ad addobbare casa e non mi pare il caso. Aspetteremo novembre e quando addobberò ovviamente si vloggerà e così vedrete tutti gli addobbi che faccio. Non vloggerò tutto il giorno, anche perché adesso stiamo andando da soli, ma poi ci raggiungeranno dei nostri amici e di conseguenza non mi metterò con la videocamera a rompere le balle a tutti. Ma finché non ci sono e finché riesco vloggerò. Anche se sto pensando che non potrò portarvi in acqua perché non mi pare il caso, non ho una videocamera subacquea e sì, potrei farlo con l'iPhone, ma non mi fido perché sì che in teoria, scusate le buche, sì che in teoria resiste all'acqua, ma immergerlo così in piscina non mi pare il caso. No, io sto ballando tutto, ma stiamo facendo un pezzo di strada pieno di buche, non fateci caso. Oltretutto non fate caso nemmeno alla mia pettinatura, che oggi non sono pettinato, ma non avevo voglia di pettinarmi, tanto per andare in piscina non mi sembrava il caso. E quindi niente, adesso facciamo la strada e poi quando arriviamo ci riaggiorniamo. Per chi fosse delle zone di Alessandria o comunque giù di lì, stiamo andando alla piscina che c'è a Val Madonna, che si chiama la piscina tipo Val Milana, una cosa del genere. E quindi niente, stiamo andando lì perché è carina, è tranquilla e niente, ci divertiamo. Anche se oggi sono tutto rotto perché siamo già stati in piscina ieri e ho imparato alla tenera età di 32 anni a fare i tuffi di testa e quindi ieri ho iniziato a farli e non finivo più. Praticamente stanotte alle 5 ero ancora sveglio perché morivo dal male alle spalle, cioè ieri mi sono devastato, quindi oggi penso che farò meno pazzie e farò più relax perché mi sono distrutto veramente. È stata una nottata terribile, cioè ho le spalle che mi fanno malissimo, aiuto. E niente, ci riaggiorniamo quando arriviamo. Eccoci ragazzi, siamo arrivati, cioè guardate il parcheggio. È deserto, ci sono 4 macchine, ci siamo solo noi. Meno male, sono contento. Eccomi ragazzi, sono già denudato, sono già qua sulla mia sdraio. Cioè praticamente una cosa mai successa, arriviamo, c'erano i cancelli chiusi, perché tipo stamattina c'è stato il temporale. Ma adesso fa tipo caldissimo. Arriviamo, cancelli chiusi, pensavamo che fosse chiuso, alla fine ci avviciniamo e ci hanno aperto la piscina praticamente a noi. E infatti ci siamo solo noi ed ora sono arrivate 2 persone. Adesso vi faccio vedere la piscina, ma è inquietante la cosa, parecchio anche. Ok ragazzi, cioè guardate, mai vista la piscina così, cioè non c'è un cane, tutto vuoto. Tutta la piscina per noi. E basta, sono contento. Oggi me la posso godere di brutto. E quindi vediamo se riuscirò anche a portare quantomeno l'iPhone nel bordo della piscina e vediamo un po' che cosa succede. Come hai contato? Ho avuto il coraggio di immergermi almeno per metà, ma c'è l'acqua che è un pochino freschetta e quindi
Purtroppo c'è quella bimba che nuota, ma sembra che non so cosa stia facendo e sta schizzando acqua ovunque. Quando ti arrivano gli schizzi sulla schiena, c'è quell'attimo che pensi di morire. Io quando ero bambino non schizzavo tutta quell'acqua quando nuotavo, però fa niente. Comunque c'è una goduria perché siamo in quattro in piscina e vabbè, adoro troppo. Sì, ho portato l'iPhone nella vasca, ma non mi immergerò col telefono perché ho paura che faccia una brutta fine e eviterei di dover comprare un iPhone nuovo. Ok, dai, proviamo a fare l'immersione, anche se penso di avere un infarto nel momento in cui mi ci infilerò. Entrerò molto soft, niente tuffi, non ho il coraggio, ragazzi, aiuto. Andiamo. Porca vacca, è freschetta, però no, dai, tutto sommato si sta bene. Qui non esco più. Ora faccio che mi bagno un attimo i capelli e poi torno su. Ok, sì, con gli occhiali lo faccio perché mi dà fastidio il sole e quindi per ora tengo gli occhiali, che è meglio. Anche perché tipo ieri c'era tantissimo cloro e quindi a metà giornata avevo gli occhi che non erano rossi di più. Ci sono le bimbe che mi guardano male perché sto parlando col telefono, ma non importa, ormai è abitudine che quando vado in giro con la videocamera mi guardino tutti male, ma chi se ne frega. Oddio ragazzi, no, qua è stupendo, cioè secondo me questa è la stagione migliore, settembre, per venire in piscina, non c'è nessuno e va molto meglio. Tutto il mese di settembre qui così, c'è una figata pazzesca. Nel fine settimana chiuderanno, cioè è aperto fino a questo fine settimana e poi ahimè chiudono e quindi niente, vedremo fino a quanto durerà. Piccola pausa dal bagno e volevo aggiornarvi su una cosa dei video. Allora, non so ancora se uscirà prima questo vlog o l'altro video, ma credo che uscirà prima questo vlog. Per la prossima settimana vedrete un video che da tanto non faccio, e cioè farò una video ricetta di una cosa che ho visto che mi piace un casino, cioè mi ispira un sacco, non l'ho mai fatto, e quindi voglio vedere come esce. Ma in questi giorni faceva troppo caldo, l'idea di mettermi ad accendere il forno proprio non mi andava. E quindi stop, ho detto aspettiamo più avanti che intanto il tempo c'è. Nel frattempo noi stiamo aspettando i nostri amici che in teoria a minuti dovrebbero arrivare, e oltretutto si è pure popolata la piscina, cioè sono stati qua tipo un'ora e mezza che eravamo dentro in due e si stava da Dio. Adesso saremo, vabbè, saremo dentro in 10 o 15, quindi è abbastanza deserta, però vabbè, si stava meglio prima, la piscina tutta per noi, tutti i trampolini per noi e potevamo fare tutte le stupidate che volevamo. Io come al mare sto perennemente sotto l'ombrellone perché odio immensamente il sole, ombrellone tutta la vita, ombra che ci sta, perché nonostante siamo settembre, stamattina c'è stato il temporale, ora che è uscito il sole si muore di nuovo di caldo e... Meno male che sono venuto. Ero un po' incerto perché ho detto con questo tempo andare in piscina non so se mi conviene, ma alla fine ho optato per venirci e sono contento perché sarei rimasto a casa con l'aria condizionata perché fa troppo caldo. Anche se un mio sogno è avere una piscina tutta mia a casa, ma di quelle giuste interrate, perché quelle tipo da montare ce l'ho, che è abbastanza grossa, però quelle interrate sono più belle. Non credo, non lo so, adesso vediamo un po' come si mette l'andazzo qua. Non so se vi riporto ancora in acqua perché inizia a esserci troppa gente che gira e quindi onde evitare di filmare gli altri, quindi poi per problemi di privacy e tutto quanto, quindi dovrei oscurare tutti i volti, eviterò di riportarvi in acqua. Ma come fine estate un vlog in piscina ci voleva, anche se non vi ho portato mai prima perché ho iniziato veramente tardi a venirci e quindi... Cioè, tipo la quarta o la quinta volta che vengo, non è da tantissimo, ma prima faceva troppo caldo e non ce la facevo. Non ho nessun vlog estivo, a parte quelli del mare, ma è stato ormai a giugno, quindi
sembra passata una vita. E quindi ho detto via, come chiusura dell'estate, vlog in piscina ci sta. Ragazzi, eccomi in macchina, sto tornando, la giornata è finita, è andata stra bene, peccato che non ho potuto portarvi con la videocamera, ma a fine giornata abbiamo fatto i pazzi. Praticamente eravamo nella piscina dei bambini, sugli scivoli dei bambini, come tre deficienti. Alla fine penso che anche i bambini si siano rassegnati a noi, in passo non ci dicevano più nulla. Adesso faccio la strada per tornare a casa e poi quando sono a casa chiudiamo questo vlog. Eccomi ragazzi, sono tornato a casa, mi sono fatto già anche una doccia perché puzzavo di cloro in una maniera terribile. Mi sto guardando e ho preso colore pure oggi, non credevo, pensavo che questo sole era un pochino triste, invece un pochino di colore l'ho preso. Fondamentalmente ho preso più sole in questo periodo che è fine dell'estate piuttosto che tutta l'estate intera, compreso la settimana che sono andato al mare. Non sono stato tantissimo in videocamera perché non mi piaceva con i miei amici stare troppo in disparte e parlare alla videocamera. Però vabbè, oggi è andata stra bene, come vi dicevo prima in macchina. A un certo punto, siccome che non c'era più nessuno, eravamo in quattro in piscina, alla fine ci siamo messi sugli scivoli dei bambini e abbiamo iniziato a fare i deficienti. Mi dispiace solo che questo periodo estivo di piscina sia passato, ma vabbè, ci rifaremo l'anno prossimo. Anzi, l'anno prossimo ho già pensato di fare l'abbonamento in modo tale che si riesce ad andare spesso e magari farò anche più vlog. Ora sinceramente devo preparare da cena, ma non so che cosa cucinare. Boh, adesso vedrò che cosa è in casa, non lo so. Perché tipo ieri sera, tornati dalla piscina, ci siamo messi tutti insieme, abbiamo fatto la cena da Burger King. Anzi, ce lo siamo fatti portare a casa perché non avevamo nemmeno la voglia di andare a mangiarlo da Burger King. Però stasera mangiamo qualcosa a casa, un pochino più sano, altrimenti aiuto. E che dire, questo vlog si conclude qua. Penso che posso dire ufficialmente un ciao, anzi un arrivederci a quest'estate, che per fortuna è finita perché è stata sicuramente indimenticabile visto le temperature che ci sono state, soprattutto a luglio dove abbiamo toccato anche i 43 gradi, e quindi non mi mancherai sicuramente. E mi dispiace solo appunto perché non potrò più andare in piscina. Il vlog appunto si conclude qua, io spero che vi sia piaciuto, nel caso mi raccomando lasciate tanti 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 like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti e cliccate sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!